Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, la serie in cui recensisco quello che doppio poi il venerdì. Quest'oggi parliamo di un film Prime Video e non molto conosciuto, ma che per me è abbastanza carino da essere guardato e vi spiegherò il perché. Parliamo di Boss Level. Allora, vi dico già che la trama comunque è abbastanza semplice. Praticamente lui è un mercenario, ok, che ha divorziato con la moglie, con il quale ha un figlio, e niente, se la spassa praticamente a andare a trombare con chi cazzo gli pare, tutto il resto, per sfuggire dal passato, perché a dir la verità comunque è segnato da questa cosa. Che cosa succede? Che la moglie comunque è immischiata con questi cattivi, tra virgolette, che fanno degli esperimenti, con un congegno temporale che è in grado di far tornare indietro il tempo e ripartire da quel momento. Che cosa succede? Succede che praticamente la moglie, essendo in pericolo perché dopo aver scoperto questa cosa volevano farla fuori, con anche il figlio, lei praticamente attiva la macchina su l'ex marito, quindi il protagonista. Così lui è costretto a rivivere la stessa giornata finché non salva la moglie e il figlio. Per tipo le prime 100 morti ancora non capisce un cazzo. Infatti si comincia già che lui comunque ci ha provato a fare qualcosa. E che dire, la trama è così più o meno. Poi lui svilupperà appunto delle cose, morte per morte, scoprirà delle cose, salverà, penso, tutti quanti, è normale, lieto fine, tutto il resto, non vi dico come, ma per me è carino. Cioè, trama per me è una cosa comunque che tutti quanti abbiamo pensato, almeno una volta, pensa che figo poter respawnare, però portata così sembra carina, con una bella storiella dopo. Un 7 come trama, dai. Personaggi, alla fine ci sta solo lui. Cioè, ci sono anche altri personaggi. Però è tutto girato in confronto a delle sue turbe e alla sua crescita. Perché naturalmente è lui che muore 20.000 volte, non gli altri. E secondo me è sviluppato molto bene, perché comunque passa del tempo con il figlio in queste morti, perché certe volte si stufa e va col figlio. Certe volte invece cerca di trovare la soluzione, certe volte si abbandona a se stesso e dice vabbè, non so più come andare avanti, mi bevo una birra e vaffanculo. Quindi, cioè, è particolarmente, secondo me, fatto bene, per di più è l'attore che ha fatto Crossbones negli Avengers, che muore malissimo. E mi dispiace perché comunque in questo film, secondo me, ha dato prova, diciamo, di quello che sapeva fare. Che comunque non è che è chissà cattorone, eh. È il classico tizio un po' muscoloso, un po' belloccio, che far figo. Ma non è che chissà che. Però comunque ha fatto vedere le sue potenzialità in quel momento. Quindi come personaggi gli darei un altro 7. Obiettivo. Per me l'obiettivo era portare appunto qualcosa di caruccio. Ah, non v'ho detto che comunque il cattivo è Mel Gibson, quindi comunque il voto sale. L'obiettivo era portare qualcosa di caruccio, appunto, che non ti impieghi troppo tempo, perché mi pare che dura un'ora e mezza, cazzo, che comunque racconta la sua storia, ha i suoi tempi, è una crescita personale e ti fa comunque affezionare ai personaggi. E secondo me ci sono riusciti, quindi un altro 7 anche qui, giusto per fare il 7 preciso, perché se lo merita. Quindi voto finale 7. Che dire ragazzi, la recensione è finita qui, durata poco perché comunque anche il film dura poco e c'è poco da dire essendo un personaggio solo, però comunque secondo me vale la pena guardarsi. Vi invito a vedervi le altre recensioni e di guardare il doppiaggio venerdì. Ci vediamo al prossimo video.